Nella strategia di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile, un progetto di Polizia e Università Sapienza attraverso un simulatore fa calare i ragazzi sia nei panni delle vittime sia in quelli degli autori di reati online. Andrea Siano. Calarsi nel ruolo del carnefice e poi della vittima per capire come nascono i comportamenti antisociali, provando a intercettare e prevenire atti violenti. È l'esperimento alla base di un progetto che vede in prima linea Polizia di Stato e ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza. Propone linguaggi e modalità che sono estremamente attrattivi per i ragazzi e li porta molto velocemente attraverso la realtà virtuale dentro il rischio online. Il ragazzo ha una reazione emotiva di fronte appunto alla realtà virtuale, perché vedendosi protagonista vive esattamente quello che gli è accaduto. Diversi studenti delle scuole superiori, attraverso visori 3D di ultima generazione, hanno rivestito i panni di autore o vittima dei reati, c'è chi ha trovato il coraggio di farsi aiutare. Sperimentando che cosa vuol dire per gli altri essere testimoni e non fare nulla, l'omertà di fronte alla quale spesso ci si trova, questo ragazzo ha trovato il coraggio di dirlo e anche lui si è impegnato a farsi aiutare. L'obiettivo è sensibilizzare giovani inseriti in contesti a rischio verso temi come cyberbullismo, grooming online, hate speech, sexting e sfide virtuali. Possono essere contrastati con la sola repressione, che pure è importante, ma bisogna anche comprendere anche le ragioni profonde per cui determinati comportamenti vengono attuati.